risorse finanziarie, perché questo è il nodo dall'inizio della vicenda. Io credo che tutte le misure di cui lei ha parlato, che noi alla Camera condividiamo fortemente dal momento che siamo stati noi i primi a produrre un documento sull'innovazione e sull'industria 4.0, non servano a niente se poi l'imprenditore che deve far partire l'azienda non dimostra di avere le risorse finanziarie. E siccome questo è un già visto nelle vertenze che ho seguito in Umbria, io credo che da parte del governo un punto di attenzione su questo aspetto ci debba essere, perché altrimenti rischiamo che vicende si trascinino per anni, costando alla collettività in termini di incertezza dei lavoratori, in termini di contributo che lo Stato deve versare e senza produrre nessuna ricchezza. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2 1472 dei deputati Marcone ed altri concernente iniziative volte alla soluzione della questione del passaggio delle grandi navi a Venezia. Chiedo al deputato Marcone se intende illustrare la sua interpellanza. Sì, grazie Prego. Presidente. Ma si tratta di una questione ormai annosa perché la questione del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia è ormai un problema che ci portiamo avanti almeno dal 2012, quando con la misura, il decreto cosiddetto Clini-Passera, era stato previsto il divieto di passaggio delle grandi navi oltre le 40.000 tonnellate di stazza, con una disposizione transitoria che lasciava in realtà tutto come prima, perché si diceva in attesa di trovare misure alternative. Queste misure, diciamo alternative, queste soluzioni alternative non sono state trovate. Sono passati ormai 4 anni, le grandi navi